Buongiorno Valeria, tu sei una Buongiorno. donna abbastanza conosciuta in questa città perché vivi in centro, perché sei una modella brasiliana, perché sei una super tifosa del Padova e c'è un motivo. Ma adesso mi racconti tutto dall'inizio. Allora, sono nata in Brasile, sono stata adottata, avevo 15 giorni di vita quando sono arrivata qui a Padova Quindi e brasiliano non lo sai. no, non lo so, parlo veneto. Ho due sorelle, una più grande e una più piccola. La mia sorella più grande è figlia naturale dei miei genitori, mia sorella più piccola invece è africana, quindi siamo una Quindi famiglia una veramente. sudamericana e un'africana, bambine Sì. in centro a Padova. Tuo nonno è stato un grande editore e anche editore di una canzone importante per la città. Mio nonno è stato l'editore della canzone Ma quando torna a Padova, che ho anche tatuata qui. Ma vediamo dove? Falla vedere là. Ah, ma quando torno A a Padova. Padova. Ma come fa sta canzone? La sai cantare? Sì. Vai. Ma quando torno a Padova, mi sento a casa mia, non ho malinconia e tutto me va Sei nata e cresciuta a bene. Padova, non sei mai andata in Brasile. No. Ti piacerebbe? Magari un giorno. Amo i miei genitori, amo la mia città. Sto bene qua, quindi non ho. Molte persone mi chiedono: ma non hai mai avuto la curiosità di andare alla ricerca dei tuoi genitori naturali? La risposta è un no. E sei nata in Brasile, mi dicevi, la tua sorella, più piccola, è nata in Africa. Sì, Dove? di Sabeba. E com'è stato crescere per voi bambine, in questa città, crescere a Padova? Com'è stata la vostra infanzia? Meravigliosa. Ci siamo. Io parlo per me e mia sorella più piccola perché essendo. Noi due insomma di colore, mia sorella più grande è la fotocopia della mia mamma, quindi è bionda con gli occhi azzurri. Ci siamo sentite accolte, amate. Adesso, la tua vita è la moda. Fai la modella, un po' collabori con questo negozio, anche dove siamo. Sì. Sì, Remare. E come sei entrata nel mondo della moda? Mi è sempre piaciuto il mondo della moda. Sono sempre stata molto affascinata. Fin da piccolina, quando camminavo per strada con le mie sorelle, le persone ci fermavano, tanto che una volta addirittura ci hanno chiesto di posare. A 21 anni ho fatto il mio primo book con Alberto Bozzanca, sono stata contentissima e da lì diciamo che mi si sono aperte varie strade. Io credo molto nel destino. E credo che nulla succede per caso. Grazie Valeria, buongiorno mattina. Ciao, buongiorno mattino.